Dalla Cina arriva uno studio che spiega come mangiare meno aiuti a vivere di più. Uno studio cinese pubblicato sulle pagine della rivista scientifica Cell testimonia che mangiare meno influisce sulla longevità, prevenendo anche malattie tipiche dell'età avanzata. Questo studio si concentra in particolare sugli effetti che la dieta ipocalorica ha sull'invecchiamento delle singole cellule e dei tessuti. L'equipe di esperti capeggiata dal dottor Shuai Ma ha monitorato le condizioni di un campione di ratti scelti con una media d'età di 18 mesi. I roditori sono poi stati divisi in due gruppi. Al primo hanno somministrato una dieta ipocalorica con il 30% di calorie in meno rispetto al secondo gruppo, a cui invece hanno dato una dieta normale. Dopo 9 mesi è emerso che nei ratti del primo gruppo era presente un'inversione degli schemi di comunicazione cellula-cellula anomali normalmente osservati durante l'invecchiamento. Il frutto dello studio è nato grazie all'isolamento di 40 tipi di cellule provenienti da diverse parti del corpo dei ratti, come ad esempio tessuto adiposo, reni, fegato, pelle e midollo osseo. Per dimostrare che la restrizione calorica influisce sulla longevità, sono stati condotti studi anche sugli uomini, come quello pubblicato nel 2017 sulle pagine della rivista Science Translational Medicine. Ben due università americane si sono impegnate insieme su questo fronte e hanno scoperto che la dieta ipocalorica, ricca di grassi insaturi, se seguita per 5 giorni al mese per 3 mesi, porta alla riduzione della pressione arteriosa, all'abbassamento del colesterolo LDL e al contrasto dell'innalzamento della proteina C-reattiva, uno dei principali marcatori infiammatori dell'uomo. Come per ogni variazione di dieta, anche in caso di restrizione calorica, è bene consultare il proprio medico curante.